Mio carissimo amico o conoscente, Roberto Iazzenda, detto Iaz, mi ha contattato 2 o 3 giorni fa dicendo: "Ma Steve, tu non hai mai pescato a Tenkara?" Ma dico: "Ma cos'è?" "Ah, devi farlo perché è un tipo di pesca particolare, proprio le origini, si può dire proprio le origini della pesca." Allora, preso dalla curiosità, tac! Ordinato, unboxing e vediamo un po'. Qua si vede male, però dentro ci dovrebbe essere scritto meglio. Tenkara. Praticamente cos'è? Detta come va detta? Una pesca mosca senza mulinello? Una pesca a canna fissa con un finale estremamente sensibile, punta sottilissima? Non lo so. Comunque, ragazzi, mi esalta di brutto e l'andremo a provare. Per nodi, esche e quant'altro, ci sono un sacco di tutorial su internet. Adesso proviamo questa specie di finale. Devo inserirlo, devo capire, perché è una cosa un po' particolare, devo dire la verità, come al solito. Questa è come si presenta la canna, estremamente portatile, questo mi piace tantissimo. Vedete voi questo microcimino. E devo provarla Bene, subito. siamo al lago, ragazzi. 2 mosche ne abbiamo. E proviamo la tecnica del tankara. Un dubbio mi sorge però. Ma se lo prendo troppo grosso, che succede? Ho trovato qualcosa nel web e ve lo faccio vedere qui sotto. Fighissimo. Sì, e come ho detto, ragazzi, la tecnica è pesantissima, si lascia andare la canna perché il pesce è troppo grosso, la si segue, poi piano piano, quando il pesce tra virgolette si è stancato, la canna si ferma perché il pesce si è stabilizzato, si prende e si tira su. Questo ragazzo qua ha agganciato una trota di circa 7,4 kg, pesantissimo, pesantissimo. Porca paletta scalza. Furbo, eh? Ecco il primo. È il primo, ragazzi, è il primo con la tankara. Bel persichino. Micidiale, micidiale.
Oh, secondo. Tenkara non delude. Qua facciamo un massacro. Qua facciamo un massacro. Dai che c'è, dai che c'è. No, l'ha rifiutato, bastardo. E ci siamo, un altro dentro il paniere. Facciamolo riposare, adesso vediamo se riusciamo. Ma che cacchio è? Ma porco che è, mi sono spaventato. Ed ecco qui, ci siamo, un altro pezzetto discretissimo, ragazzi. Discretissimo. E sempre con un bellissimo tenkara. Oh, bello. Andato. Eccolo, eccolo, eccolo. E c'è il microbus. Oh. Tenkara non delude un'altra volta. Questo è un bel pezzettino, ragazzi, eh? E ovviamente Tenkara numero 1. Che dire, ragazzi, Tenkara, veramente un gran bella pesca. Mi raccomando, ragazzi, campanellina, iscrivetevi, i pezzi non sono giganti, però veramente c'è da divertirsi con questo tipo di tecnica. E di nuovo Tenkara, ciao, alla prossima.